arrivato il momento di dire la verità. Donne, ma quanto è difficile fare un regalo ad un uomo? Certo, il problema non sussiste nel momento in cui troviamo il posto giusto. Io vi assicuro che qui dentro troveremo un regalo originale, particolare, che non avete mai fatto ad un uomo. Scommettiamo? Entriamo! Danilo, tu sei un uomo di stile ed è qui che troviamo lo stile per l'uomo. E chi meglio di te ci può consigliare? Noi donne abbiamo un problema: non sappiamo mai cosa regalare al nostro compagno, ma anche ad un collega. Piccoli regali che però fanno la differenza. Hai qualche consiglio per noi? Sì, possiamo darvi qualche consiglio, come dei semplici papillon. Questi sono in jute e seta. Che poi tu mi richiami semplici, sì. Ma sono una chicca spaventosa, sono tutt'altro che semplici, ma sono artigianali. Sì, diciamo che andiamo un po' fuori dalle righe con questo papillon, perché comunque essendo fatto a mano, quindi praticamente c'è una lavorazione dietro di ore e ore di artigiani che di solito non lo fa nessuno. Devo dire che questo può essere davvero un regalo avvincente sia per un collega ma per un compagno, magari da abbinare con qualcos'altro e poi lo vedremo. Ma fa stile indossare un oggetto di questi? Sembrerebbe di sì. No, secondo me lo fa, soprattutto se sono molto colorati. Però non finisce qui, perché invece sono ritornati veramente a far impazzire gli uomini su tutte le riviste di un certo livello, le bretelle. La bretella funziona? Sì, sembrerebbe di sì, perché noi comunque l'abbiamo inserita, ce l'avevamo, l'abbiamo ripresa per la vendita e sembrerebbe che comunque sta riandando di moda la bretella. Mi dai qualche indicazione? Per indossare la bretella bisogna indossare, non so, per esempio un panciotto come lo indossi tu adesso, si può indossare semplicemente su una camicia? Di solito la bretella va indossata senza il panciotto ma con la camicia. Quindi bella in vista. Semplice doppio petto, con una giacca monopetto, con una giacca di lana, con un piedipull, con un principe di Galles, quindi come uno vuole decidere di metterla la mette, tranne con il panciotto. E ovviamente io sono donna e quindi ho già fatto una domanda sbagliatissima e Danilo, uomo di stile, mi ha rimproverato. Regali piccoli ma che in qualche modo lasciano un sorriso. In questi periodi si tende molto a regalare oggetti che sono di colore rosso, magari i classici slip. Invece si può fare qualcosa di originale, particolare, a tema. E io qui dietro di me vedo delle cose pazzesche. Abbiamo inserito la calza da uomo rossa con la renna, con gli alberi di Natale, con Babbo Natale, con i cactus. Perché se si vuole indossare tutto l'anno si possono scegliere anche fantasie diverse. I cactus, l'autobus, il panino, pazzeschi. Sì. E questi si mettono in vista? Sì, di solito il calzino è quello che va a fare da contrasto nell'abbigliamento, quindi nel total look il calzino è sempre quello che va in qualche modo a distinguersi dal resto dell'abito. Quindi non è che va abbinato a qualcosa, ma va a contrastare tutto ciò che si indossa. Ma parliamo di prezzi. Questi possono essere considerati piccoli regali? Sì, perché partiamo da un prezzo della calza di 12 euro a un papillon di 20 euro, alle bretelle comunque siamo sui 18 euro, quindi cravatte, abbiamo anche altre cose, comunque quello è la fascia di prezzo, dai 15 ai 20, 25 euro. Poi però se vogliamo davvero sorprendere, al di là di questo di cui parleremo dopo, perché se ci troviamo in un posto che si chiama camicia d'arte un motivo ci sarà, ma in questo posto si prende cura degli uomini a 360 gradi, quindi non solo nell'abbigliamento, non solo nello stile, ma anche nel corretto stile, ad esempio, e lui è un testimonial di questo, la barba. Ci sono regali dedicati anche alla barba? Sì. Abbiamo inserito da poco questa azienda, che è praticamente una delle aziende più storiche inglesi, dove ovviamente c'è il sapone, c'è lo shampoo, perché anche la barba e il sapone ha bisogno dello shampoo, del bagnoschiuma, della crema,
e abbiamo inserito un olio particolare che comunque va a ammorbidire la pelle nonché la barba, abbiamo inserito la cera per la barba e per i baffi. E noi donne ti amiamo per questo, eh? Perché, ma certo, perché non è utile comprarsi una bella camicia, un bel accessorio, se poi non si cura la barba. A noi piace la barba curata. E noi siamo qui apposta per questo. E la sua profuma, io lo sento da qua, forse utilizzerà uno di questi prodotti. Anche questi possono essere comprati separatamente, ognuno prende quello che è più adatto, magari la cera o la crema. Sì, sì, come no, facciamo un pacchettino regalo, quindi indipendentemente da ciò che uno vuole comprare, sì. Quindi se siamo stufe di vedere il nostro uomo con la barba poco curata, basta venire da Camicia d'Arte. E Camicia d'Arte ha altre sorprese. Andiamo a scoprirle, vai Danilo. E in via Marco Tullio Cicerone, numero 18, non si possono comprare solamente piccoli regali, ma anche regali particolari e soprattutto personalizzati, o meglio, il termine giusto, altrimenti Danilo mi rimprovera, è su misura. Stiamo parlando dei bellissimi buoni per delle camicie su misura, ma non sono camicie qualunque, c'è una vasta scelta. Sì, abbiamo diversi tipi di tessuti, quindi a seconda dell'esigenza del cliente noi andiamo a ricoprire ovviamente il tessuto stesso che mi vanno a scegliere, quindi partiamo dal tessuto che ha una grammatura sui 150-160 grammi fino a una grammatura più alta per ovviamente questo periodo che è un po' più freddo. E se vogliamo parlare di prezzi, partiamo? I prezzi partiamo da 70 euro che è il prezzo base, ovviamente poi se uno vuole le iniziali sono a parte, fino a salire che è questo tipo di tessuto qui che è Alpini, che secondo me è il tessuto numero uno in Italia. Ma la cosa insomma da sottolineare è che quando parliamo su misura è davvero su misura, nel senso che viene utilizzato un metro e vengono prese le misure dell'uomo e sulla sua sul suo corpo viene realizzata la camicia ad hoc, esatto? Sì, noi partiamo ovviamente con una scheda d'ordine, quindi partiamo dal collo alle maniche, al torace, alla vita, alle spalle, fino ad arrivare alla realizzazione del cartamodello. Quindi noi non facciamo camicie su modelli già esistenti, quindi riadattiamo il modello, ma partiamo da un cartamodello. Quindi il cartamodello significherebbe quindi proprio come dice la parola stessa, carta, ritagliamo la misura del corpo e poi andiamo sopra ad applicare la stoffa tagliandola con la forbice. Praticamente si entra in una boutique, ma è come entrare da un sarto. Sì, questo sì. Allora, noi sappiamo che insomma le donne hanno sempre, l'abbiamo detto, difficoltà a fare dei regali, ci sono tante scelte perché qui l'uomo si riesce a vestire con stile davvero dal collo ai piedi, perché ci sono capispalla, ci sono dei pantaloni, le giacche, dei completi, ma ci sono anche le scarpe, quindi un uomo qui può davvero realizzare il sogno di diventare come quei modelli sulle riviste di alta moda. Grazie, sì. È vero? Sì. No, è così. Spero di arrivarci, però sì. No, sulle riviste d'alta moda noi vediamo dei modelli con degli abiti magari di un certo livello. Total look. Abbiamo trasformato il nostro negozio in un total look, quindi dalla scarpa alla calza, al pantalone, al maglioncino, alla camicia, alla cravatta, alla giacca, il cappotto. Quindi abbiamo un po' di tutto, abbiamo inserito tutto perché per fortuna i nostri clienti ci hanno comunque seguito e ci hanno fatto sì che abbiamo comunque aumentato il nostro lavoro inserendo prodotti nuovi. E allora se non sapete scegliere, vi ricordiamo che c'è la possibilità di regalare una camicia su misura, quindi attraverso questo buono sarà la scelta del vostro uomo quella di individuare la sua stoffa preferita, il suo colore ideale, ma nello stesso tempo se vogliamo regalare un capospalla ad esempio, un pantalone, non vogliamo rischiare sulla taglia, c'è la possibilità qui da Camicia d'Arte di regalare un buono a vostra scelta. Sì. Quindi? Niente così. Quindi, sotto l'albero di Natale, tanti pacchetti, camicia d'arte. Sì. È arrivato il momento, dobbiamo fare gli auguri di Natale. Io spero che questo Natale sia un Natale migliore per tutti e quindi da Camicia d'Arte vi auguriamo buone feste. Meraviglioso. Uomini, aspettiamo anche voi, ma soprattutto donne per i vostri regali. Buon Natale!